grave lutto ha colpito il mondo contradaiolo. È scomparso questa mattina Stefano Morandini, priore della Pantera dal 2012 al 2015, attuale amministratore delegato per l'area Marchio del Consorzio per la tutela del Palio. Noi vogliamo ricordarlo con l'attuale priore della contrada della Pantera, Pasquale Colella Albino. Pasquale, innanzitutto le condoglianze e la vicinanza di Canale 3 a tutta la contrada della Pantera. Gli avevamo mandato un saluto pochissimo tempo fa in occasione dell'intervista per Un uomo, un popolo. Sì, purtroppo è una circostanza particolarmente dolorosa per la contrada e per la famiglia, ovviamente, e per tutta la città e per me in particolare, visto che sono stato per 4 anni suo vicario generale, quindi in un rapporto strettissimo, in un rapporto di amicizia vera, un rapporto non solo di priore e vicario, ma di due persone che si volevano bene e si stimavano. Stefano era una grande persona, Stefano era una persona buona, sembrava avesse un carattere un po' burbero, in realtà poi era veramente un pezzo di pane, un uomo veramente generoso, disponibile con tutti. Nelle sue molteplici attività, ovviamente, sia quando lavorava in banca, cui andò in pensione solo recentemente, a settembre, e nello sport, lui è stato per tanti anni un grande istruttore di basket, e poi nella contrada. Ovviamente tralascio gli aspetti familiari, perché è stato un esempio di marito e di padre. Sia Giulia che Simone hanno recepito da lui i valori, e dalla mamma ovviamente, dalla signora Silvia, i valori più importanti della contrada, ma prima ancora della contrada, di come si sta al mondo, perché sono persone veramente fantastiche. Non lo dico perché in questo momento sono frasi di circostanza, ma perché lo penso davvero. Sono due ragazzi educatissimi, due persone sempre al loro posto, due persone generose anche loro, come era Stefano, due persone che sanno di contrada e che fanno la contrada, la fanno tutti i giorni, così come era Stefano. Tanto che Stefano poi, una volta smessi i panni di priore, generosamente ha continuato a seguire l'area Marchio del Consorzio, dando disponibilità come amministratore delegato. E probabilmente nessuno di noi conosce a fondo l'attività del Consorzio, perché ci sono decine, centinaia di attività che vengono fatte quotidianamente e che Stefano veramente fino all'ultimo ha cercato di fare. Quando sono andato a trovarlo pochissimi giorni fa, l'ho trovato molto, molto provato, l'avevo trovato molto, molto stanco, però anche in quell'occasione non mi ha lesinato certo consigli, suggerimenti su come affrontare questo mio ultimo periodo di mandato. E lui è sempre stato così, lui ci mettevamo sulle seggioline in terrazza e mi raccontava il suo modo di vedere la contrada. Abbiamo avuto anche qualche volta dei contrasti, come è ovvio che sia quando io ero vicario e lui appunto onorando priore, ma si concludevano immediatamente, perché mi prendeva con quelle manone, con quei braccioni, e mi abbracciava e insieme andavamo a bere. Mancherà a tutti, mancherà alla Pantera in modo particolare, alla famiglia ancora di più, e mancherà alla città, mancherà un punto di riferimento importante, perché Stefano era davvero una persona per bene, e le persone per bene non c'è bisogno che le venga detto, sono persone che vengono riconosciute da tutti in quanto tali. Io a Stefano veramente ero legatissimo, li volevo e li voglio ancora molto bene, perché sono convinto davvero che non muore mai veramente, che rimane nel cuore di chi vive, e lui rimarrà nel mio come nel cuore di tantissime altre persone, di tutti i suoi amici.
peraltro era anche un grandissimo cuoco, era in cucina, era veramente un maestro e tante volte in Pantera si è dedicato alla cucina, sempre con quello slancio di generosità che era sua tipica. E io voglio ricordarlo nel modo migliore, perché poi ha lasciato tanto anche alla Contrada, ha lasciato delle cose importanti, tra cui le nuove stanze museali, lo statuto che abbiamo fatto l'ultimo anno del suo mandato, il convegno su Fede e Palio, e veramente tante tante cose. Io credo che sarà difficile continuare, insomma, senza Stefano, però la vita va avanti e dobbiamo riuscire a seguirne l'esempio. Ecco, cosa lascia in eredità una persona come Stefano Morandini a tutta la città, non solo alla Pantera? Ma lascia l'esempio di un grande dirigente di Contrada, lascia, e non a caso, l'affetto che hanno dimostrato molti contradaioli dell'Aquila nei suoi confronti sono a testimonianza di questo. Lascia l'idea di una persona generosa, di un padre meraviglioso, di un istruttore severo ma compagnone, e lascia a me un vuoto, un punto di riferimento che mi viene a mancare nella mia storia di attuale priore pro tempore della Contrada della Pantera. Ma ripeto, è un lutto che colpisce tutta la città e non soltanto la Contrada della Pantera. Stefano era ben voluto da tutti e questo significa che aveva seminato bene nel corso della sua vita. Bene, a proposito di Aquila, abbiamo detto che Stefano Morandini era amministratore delegato per l'area marchio del Consorzio per la tutela del Palio e l'altro amministratore delegato è Fiamma Cardini dell'Aquila. Appunto, ci ha voluto mandare un suo ricordo con grande affetto, perché poi Pasquale le contrade sono questo. Assolutamente sì, ci sono dei momenti in cui le rivalità non smettono di esistere, e questo è uno di quei momenti. È successo ovviamente anche a parti invertite, quando purtroppo l'Aquila è stata colpita recentemente da lutti importanti. Ecco, io credo che la bellezza della nostra città sia proprio questa, la forza della nostra città sia proprio questa, lo ripetevo anche nell'intervista che citavi poc'anzi, nemici in campo, amici fuori. Perché siamo un unicum meraviglioso nel panorama mondiale e queste sono testimonianze importanti. Volevo ringraziare anche l'amministrazione comunale che mi ha fatto recapitare una lettera che consegnerò questa sera alla famiglia, dimostrando la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale nei confronti della Contrada della Pantera e della famiglia Morandini. E volevo ringraziare anche tutti i colleghi priori, che veramente, nessuno escluso, sia dei presenti che dei passati, mi hanno veramente inondato di messaggi di vicinanza, di condoglianze e solidarietà, e quindi credo che questo è proprio a testimonianza di quanto dicevi ed è una cosa bellissima. Ringraziamo Pasquale Colella Albino, priore della Contrada della Pantera, che ha voluto condividere con noi questo momento di ricordo di Stefano Morandini, e sentiamo invece il messaggio di ricordo che ci ha mandato l'altro amministratore delegato del Consorzio per la tutela Palio, Fiamma Cardini, che ringraziamo. Le parole di Fiamma Cardini dedicate a Stefano Morandini. Stefano Morandini era una delle persone migliori che abbia conosciuto. Abbiamo condiviso insieme 3 anni da priori della Pantera e dell'Aquila, durante i quali ci siamo sempre confrontati con lealtà e complicità, grazie soprattutto alla sua ironia,
alla sua capacità di sdrammatizzare, alla sua umanità, alla sua correttezza. Ci siamo poi ritrovati purtroppo per pochissimo tempo, quali amministratori delegati del Consorzio per la tutela del palio, ed anche in questa occasione ho avuto modo di toccare con mano le sue doti e il suo grande valore. Posso affermare con sicurezza che con la sua scomparsa il mondo delle contrade e Siena tutta perdono un importante punto di riferimento.